Bella ragazzi, io sono Eli Gabri. Siamo qua oggi su Most Wanted. Scusate se mi danno fastidio negli occhi, ma ho appena starnutito. Allora, vi chiederete perché cazzo Most Wanted? Poi sono la play, no? Perché volevo farvelo un po' vedere come si era evoluta la storia. Non quella che ho, che avevo sul computer. Ecco il figlio di puttana, guardate che sto gioco fa girare i coglioni, eh. Lo dico detta come va detta, perché qua appena spuntava un figlio di puttana. Allora, eccolo, eccolo. Lo sento. Protezione impatto, va bene. Allora, bisogna vedere se quello là sta progettando il leader, ovvero non quello là. Sta progettando qualche gara, perché sennò qua, eccolo. Ma bello il gioco, bello. Andiamo via, va, che c'ho sti dio porco di nemici. Si può fare una sega che ti vengono addosso. Fatevi una vita, ma cazzo volete la mia? Nonna santa. Poi per la prima volta è un gioco che gira sulla, cioè un gioco che riesco a far girare bene e che non ho sul computer, quindi. No, il verde mi sa che mi vuole inseguire. Bisogna cambiare macchina. Bisogna cambiare macchina. Perché non me la dai con la Porsche? Non mi dà la Porsche 911 Spider. Non me la dà. Quindi non posso usarla in modalità libera. Questa, come vi ripeto, la modalità libera. Molti giocatori di Need for Speed Most Wanted 2. Ho disattivato la musica per soliti problemi di copyright. Ecco, queste sono le gare che ci saranno adesso. Allora, speedy test, auto da corsa e basta. Cazzo, però sono entrato in una lobby un po' di merda, perché quando voi leader potete, anzi non potete, scegliete le modalità di gioco, potete scegliere se fare una corsa con le auto da corsa, con i SUV, con solo auto convenzionali, che non ho capito cosa voglia dire, però ci sono solo due, tre tipi di macchine scarse. Se lui mette no limiti, c'è la gente con la Bugatti. Io sono con la Mercedes, perché diciamo che fra le auto che ho posso ritenerla la migliore. Se volete ve le faccio vedere. Non adesso. Però se volete ve le faccio vedere, eh. Non adesso, però ve le faccio vedere. Quelle che ho sbloccato poi. Merda, non ci ho guardato. Non ho guardato la strada. Aspettate, allora, seleziono auto, c'ho. Ah no, eccole. Le auto da corsa sono queste. Non so se più veloce la BAC. Oddio. Accelerazione, controllo. Cos'ha? E 133 mezzi. Che cazzo di auto è? Ah. Perfetto. Che cazzo guardo? Sono abituato con la webcam da sta parte, quindi. Backmon è quella lì. Quella lì. Sì, quella che mi è venuta addosso più o meno. Sì, dai. Ci somigliano. Anche se non so perché aveva un altro nome, ma vabbè. Ok, mi sono ambientato già un bel po' su questo gioco. Però a vederlo. Scusate se cambio l'anteprima, per quello che clicco il mouse esco, però si è sgranato. Stavano dicendo, meglio questo o quell'altro? Ah, beh, usano tutti questa. Oh, ma stai calmo, ma che cazzo hai? E poi cambia la macchina, coglione. L'Ariel è ta 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 ta. Ah, non me lo fa il confronto, niente, scherzavo. Vabbè, mi sono rimesso la stessa auto che adesso, vabbè. Dai che adesso si parte.
Non è poi tanto schifoso come multiplayer. Perché è anche divertente. Voglio... dodici ha fatto quello. Ti pareva? No! Ma non si vede un cazzo! Stante prima tutta sgranata. Scusatemi ragazzi. Sì, vabbè, ma fammi partire così a cazzo. No, devo ritentare. Eccolo! Grande. Escluso da... Ah, escluso. Allora non posso più farlo. Però sono terzo. Ah no, il primo è quell'altro. No, sono stato escluso. Basta, finita. È finita. Quindi posso prepararmi per l'altra gara. Vedete? Che ogni tanto è un po' una sega. Più che altro per la gente. Quindi devo fare un altro. Non so dove tenermi, oh. Ecco. Perché guardo in là? Porca troia. Ve l'ho detto ragazzi, è difficile solo per quello, perché ci sono... O no ci sono delle gare come queste? Va a cagare. Dove c'è solo una strada? Ah, è terzo. Boh, prima mi ha escluso, adesso sono arrivato terzo. Che cazzo di senso ha? Boom! Figa del bam 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 bam. Pacifista. Se gli vado addosso gli dai la kill a lui, cioè. Che bella auto, eh. Che merda. Che stercata. Forse stavo dicendo qualcosa, ma non mi ricordo più un cazzo. Lasciate stare, va. No, dicevo che era carino come gioco. Solo auto da corsa, quindi le stesse, sì. Che mo arriveranno tutti addosso. La colonna sonora c'è, è a dir poco fantastica. Hanno scelto delle canzoni perfette. Posso dire che il gioco è uguale, no, uguale no, però di là, uguale sì. Burnout Paradise, porca troia. Cambi macchina. Cambi mappa. Scusate, ma non ci sto con la testa. Fai una nuova. Cambi mappa. La fai nuova. Ci metti delle auto firmate. Posto. Lo proponi come nuovo gioco. Perfetto. E io sono scemo che lo compro. No, l'ho comprato perché Burnout Paradise ci ho giocato quando l'avevano andato in prova col plus. Basta. Burnout Paradise, diciamo che è un po' peggio di questo, cioè io lo vedo un po' peggio. Non so voi ragazzi. Perché so che c'è la BMW? Wow! Boh, sentite che rumore. Mi ci metto davanti così quando parte la gara lo fotto. Sono andato? Cazzo, sono andato. Oddio, state calmi. Ah, gara a squadre, vai. Perché sono tutti con... Ok, mi sa che... Oh, mi vengono sempre addosso quando sta per partire la gara. Figli di puttana. Arancioni di merda. Il NOS è da usare, guarda. Cioè, ragazzi. Il NOS se non lo usate siete fottuti. Anche se avete... Cioè... Soprattutto se avete auto uguali. Madonna mia. Allora, i primi due sono arancioni, poi quelli dopo sono tutti e tre nostri. Tra cui me. Porca troia, non vedo neanche le auto con sta... Cosa è sgranato? Porca troia. Ah, c'è la BMW, wow! Oh!
Perché sto andando sopra? Oh merda. Oh merda. Adesso vado giù. Bacmono. Che nome di merda. Madonna mia. Vabbè, comunque ho già perso, cioè. Si sapeva. No, perché me la riesco a cavare in questi giochi di auto. Il problema è. A parte sta cazzata. A parte l'auto di merda. Auto. Un carrello con quattro ruote. Vabbè. Me la so cavare, però. Devo essere nelle condizioni di cavarmela. Cioè. Grafica di merda. Non per la play. Quanto per l'anteprima del programma con cui registro. Come sempre, ve l'ho detto. Cioè, io divento cieco a guardare sta roba. Perché mi stai facendo far tutta la ferrovia, porca troia? Quelli hanno già finito di fare la gara. Prende per il culo. Che di puttana, non li fa passare proprio per la ferrovia. Dai, sei da scemi. Se ci condaci che ritorna indietro. Merda. Ah, devo prendere. Ah, non l'ho preso quel checkpoint. Fanculo. Vabbè, ragazzi. No, pensavo di averlo preso. Scusa, ma lo prendi sempre. Quando ci passo a 10 metri me lo prende. O che ci sono passato non l'ha preso, no? Perché sta facendo il video. Vabbè. Proprio bastardo. Vabbè, sono ultimo. Posso anche fermarmi, per quanto. Per quel che devo fare. Dai, falla finire sta gara. Oh, finalmente, ragazzi, grandi. Turista. Più tempo nella direzione sbagliata. Figura di merda. Comunque devo ancora arrivare prima in una di queste, diciamo, campagne multiplayer. Strano, eh? Io va, stai fermo che arriva il figlio di puttana dietro. Vabbè, lasciamo stare, va. Ah, che gioco. Quello lì è il figlio di puttana, se. Che mi fa andare in quest'altra corsia? Arrivo. Devo modificare l'auto. Allo stesso tempo mi sa che c'era da andare su. No. Così. Oh, questo sì che mi piace, vai cazzo. Da dan 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 dan. Comunque, se volete distruggere un'auto quando siete in un posto di incontro, non potete farlo perché siete nel posto di incontro. Aspetta, perché lui ce l'ha bugato? Oh. Stavo dicendo. Secondo me la più buona è la Mercedes. Vabbè, SL 65 AMG. Perché guardate che auto che ho. Alfa Romeo. La concept, ma fidatevi, è veloce però non quanto questa. BMW M3 lentissima, Chevrolet ma neanche per sogno. Stavo pensando alla GT. Ma è un po' lentina. Jaguar, XRK, no. Lamborghini, stavo pensando anche a quella, però ho visto che è più veloce. Beh, raga, tanto c'è da andare per forza in là. Ah, drift, vaffanculo. C'è da driftare intorno a sta merda.
Sì, loro con la Bugatti. You can do shit, bro. Oh merda. Oh merda. Minchia, che mal di testa. Cazzo fate? Dai, ma siete scemi. Scusate un secondo, ma io ero arrivato. Ehi, vai. Ero arrivato, eh. Basta, ma che cazzo fai? Su. Porca troia, ma non sei mai serio in sto gioco. C'è sempre il coglione. Escludo molto, escludo io, Dio va. Tanto mi ha escluso ormai, che cazzo faccio? Bell, Pearl Dude. Ci arrivo da quarto? Quanto è finita la sfida? Quarto, dai, neanche tanto male. Contando che non sono ancora arrivato primo, però ve lo ripeto ragazzi, finché non finite la campagna, diciamo che... Sì, stavo ancora guardando di là, vabbè. Finché non finite la campagna, ovvero battete tutti i Christy Most Wanted, i più ricercati, MLG bitches! Finché non sfidate tutti gli stronzi della campagna, non vi darà altre auto nel multiplayer. Io quindi lo sto sfidando, cioè sto facendo il multiplayer senza aver prima finito, come vi ripeto, la campagna. C'è neanche una trama, Dio. Ok, auto sempre no limit. Adesso c'è, come vedete in alto a destra, gara, e ora gara, e dopo ci sarà una sfida, sempre con le auto senza limiti, credo. Io boh, sa manco guidare la Bugatti, quella là, cioè, pff, chi è che non la sa guidare, oh. È molto instabile, perché è molto veloce, ovviamente. Dio boh, non mi posso manco grattare, che cazzo. No, 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 non mi viene addosso. Cazzo, arriva il viola. Dimmi di no. Il cazzo è finito. Dio. Oh yes. È una gara, ragazzi. Parcheggiamo la nostra AMG SL65. Aspettiamo. Aspettiamo. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Qua c'è solo da aspettare che, ecco, trasferire i giocatori all'incontro. 0 secondi e adesso si parte. Ecco, a sinistra c'è Nadal. Vai, 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 vai. Nitro esplosivo. Tanto non vincerò perché ci sono quelli con la Bugatti. Mi superano per forza. Ma che quello lì c'ha l'Audi? Mio Dio. Drogato. Drogata anche l'auto. Ma guarda come va. Oh. Cazzo. Ah, ma ce l'ho andato di là, avevo visto le strisce. Vabbè, fanculo. Certo che sono ultimo, insomma, manco dove devo andare. Strano che mi vogliono venire addosso. C'è un cazzo da fare. Fa vedere che auto ha. Ah, ma quello non è il nome dell'auto, è il nome del giocatore. Dio buono. Voglio morire, cazzo. Vieni addosso tu con la Bugatti, vieni addosso.
se loro vi vengono addosso voi potete fottergli l'auto. Cioè dopo c'era anche lui, fate una copia e ne incolla. Dai 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 vai, sì, me la potete tenere fin quando non andate a sbattere, quindi andrò a sbattere presto, il boss se va. L'ho già provata ovviamente con Need for Speed sul PC, però tutto quel lag di above. No! Scusate ragazzi, ma prima volta che c'è una macchinona devo tenerla. Non credete? Preferisco la mia Mercedes perché questa qua è inguidabile! Wow! Sì! Pam! Che troia, gli ho rubato il Bugatti, l'ho fatto fuori, sono arrivato prima di lui. Vaffanculo, stronzo. Quando arrivate, quando avete finito la gara, voi, ma ne manca tipo 2 o 3, potete andargli addosso per fare sempre più punti su eliminazione. Io non ve lo consiglio perché loro vi arrivano fiondati giusto per finire la gara, proprio vi uccidono. Struggono sti bastardi. Sentiamo dove c'è da andare per la sfida. Dimmi dove sta. Ok, destra. Andiamo all'incontro. Ah, già arrivato. È una sfida, quindi... Oddio, mi allontano subito questi qua, se no rompere i coglioni. È una sfida. Le sfide consistono nel... ci sono tanti tipi di sfide, ovviamente. Per esempio fare... quello che avete visto all'inizio, ovvero arrivare da un punto a un altro nel minor tempo possibile. Oppure c'è la sfida di fare chi fa il salto più alto. Oppure c'è la sfida di fare... sempre quei salti, però loro vi fanno la somma di tutti i salti che fate, quindi fate, saltate una volta 50 metri, la risaltate, avete fatto gli altri 50, siete a 100 e così via. Oppure c'è anche un'altra sfida dove voi dovete parcheggiare l'auto sopra, di solito una piattaforma piccola, tipo, che ne so, container, un parcheggio, ma piccola, dovete riuscire a starci dentro più tempo possibile. Cosa c'è qua? Ecco, shocking parking. Porca troia, c'aveva ragione quello di andare a sinistra, a destra. Dio cantante ballerino, ma che due coglioni! Capito che siete tutti rincoglioni. Ma non me li mandare addosso. Sì. Adesso me ne arrivano addosso altri 10. Ah, no, niente. Sono ai 30 e devo ancora salire su quella merda. Eccolo. Cazzo dico, no, niente. Come si fa a salire da sopra? Ah, c'è da andare. Posto di là. No, non lo so, ragazzi. Cioè, ha vinto quello là. Sa solo lui. Non è possibile. Beh, raga, se volete... ma come ci si sale? Boh, devo ancora capirlo. Sicuramente ci salterà da una zona all'altra per arrivarli sopra, ma... vabbè, raga. Faccio un po' provare le sensazioni che si provano sopra ad una Aventador. Tanto ormai la partita è finita. Yeah. Oh yeah, spinge ancora. Come on. Non è un film hard. Catrogna. Mi distraggo a guardar voi. Guardate come si alza l'alettone. È più di... credo che si alza ai 200. Frena in. Vabbè, 3 o 4 secondi. Allora. Via. 1, 2, 3, 2 e mezzo.
2 secondi e mezzo per arrivare da 0 a 100. Come vi ripeto, l'alettone lo alza ai 200, 150 credo. Ancora in piedi. Si inizia ad alzarsi ai 140. Adesso vi sto descrivendo un po' la vente perché non avrà nessuno di voi e forse neanch'io. Forse. È ancora un sogno. Magari voi sì. E io no. Magari voi no. E io no. Magari voi sì, e io sì. Quando le venderanno come carta igienica, no? Cioè mai. Ok, parcheggiamo l'auto. Vediamo di quanto siamo saliti. Queste erano le sfide. Arrivederci, le ha vinte 3. Sono arrivato quarto. Sì, in totale, sì. Sì, perché le prime 3-4 gare l'ho fatta anche bene. Quella è la mia foto, quanto sono bello. 605 speed point. Ok, ragazzi, io vi saluto. Lady Gabriel è tutto. Linea allo studio. No, sto cazzo. Diciamo, ci sono 3 minuti. Vabbè, raga, sarà meglio, eh. Ci vediamo la prossima volta. Bella raga.